Capitan Meda in una Santo Stefanese molto rinnovata, sei uno dei punti di contatto con la scorsa stagione, stagione entusiasmante per voi che si è conclusa con una storica promozione in eccellenza e ti chiedo, partirei proprio da qui e ti chiedere che cosa ha lasciato soprattutto in te il campionato passato. Sì, guarda, è 4 anni praticamente che ci provavamo tra spareggi e tutto, e l'anno scorso tramite il ripescaggio, ma secondo me ce lo meritavamo, abbiamo raggiunto la promozione finalmente in eccellenza, se lo meritava anche la società, il gruppo dell'anno scorso, perché era un gruppo fantastico. Purtroppo quest'anno per mille motivi di lavoro, di famiglia, di scelte societarie, tanti sono andati via, ma sono arrivati altrettanti giocatori forti. Si tratta solo di fare un buon gruppo e mettercela tutta, vediamo. Ecco, dopo una settimana di preparazione, quali sono le tue sensazioni anche con i nuovi ragazzi? Allora, intanto la società, ringrazio la società perché forse una preparazione così organizzata non l'abbiamo mai avuta e questo è un segnale importante anche per noi che la società vuole far bene. I compagni per adesso sono ottimi, si sono trovati subito dal primo momento, e il gruppo sembra già affiatato, e c'è solo un po' di stanchezza ma è normale nei primi giorni e cerchiamo di continuare così, mettercela tutta. Aspettative per il prossimo campionato? Ma l'obiettivo, essendo il primo anno che facciamo l'eccellenza qua a Santo Stefano, è sicuramente la salvezza. E vediamo, perché partiamo di lì come obiettivo, non andiamo oltre.